ora più che mai sul territorio pugliese, Appulo Lucano, il GAU rappresenta questo territorio, bisogna incentivare molto tutta quella che è la parte diagnostica, di prevenzione e soprattutto di terapia, tenendo presente che l'otorino deve riguadagnare una serie di posizioni e quindi deve assolutamente imporsi, anche perché sul territorio abbiamo delle professionalità di tutto rispetto e credo che questo sia importante. Non dimentichiamo che la Puglia e il Meridione hanno un'eccellenza, qual è l'Istituto Nazionale Tumori a Bari, e quindi ritengo che questo debba fornire un'occasione per tutta la classe medica e per gli specialisti otorini di poter avere una struttura in grado di risolvere molti problemi. Ovviamente altri centri di eccellenza anche in campo oncologico sono presenti sul territorio pugliese e credo che questo faccia onore a tutta la comunità degli otorini. L'otorino si sta muovendo su diversi campi, tenendo presente che tutta la ricerca sull'HPV, su tutti quelli che sono i tumori della cavo orofaringeo ad eziologia virale, iniziano ad essere degli elementi di ricerca importantissimi, ci sono anche trattamenti innovativi. L'anno scorso e probabilmente anche nel corso di questa riunione si parlerà di nuove metodiche che hanno superato la barriera della palliazione ed entrano nel discorso terapeutico, quale l'elettrochemioterapia per esempio, e quindi inizia a rappresentare delle nuove frontiere meno invasive e sicuramente più rassicuranti per l'utenza.